Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e questa è la mia recensione per Oceanhorn Monster of Uncharted Sea. Come al solito, prima i ringraziamenti. Cornfox & Brothers mi ha concesso una key per mostrarvi il gioco, quindi un grandissimo grazie per aver creduto in questo canale. Lo dico subito perché è necessario. Oceanhorn prende spunti a man bassa dalla saga The Legend of Zelda della Nintendo, in particolare dall'episodio The Legend of Zelda: The Wind Waker. Si nota dalla grafica, dal gameplay, dalla presenza di vasi da rompere ed erba da tagliare, dall'uso dei cuori con annessi frammenti per indicare la vita, da scudo e spada usati dall'eroe, dal flauto che ricorda tanto l'ocarina di Link e da molto altro ancora. Sebbene da molti questo è stato additato come un grande errore da parte di Cornfox & Brothers, io penso che invece questo dia la possibilità di vivere giochi di questo genere al di fuori del mondo 3DS e Wii. Oceanhorn nasce come app mobile, rilasciata per Android e iOS all'inizio del 2015, per poi fare il salto su Steam a marzo 2016, seguendo il successo avuto su smartphone e tablet. I cambiamenti apportati non sono stati molti, ma ci sono state migliorie grafiche che hanno portato la risoluzione possibile fino ai 4K che stanno andando ormai molto di moda. Oltre a questo, i comandi sono stati ottimizzati per mouse e tastiera, ma anche per controller, ed è proprio con un pad in mano che ho affrontato la partita, poiché a mio parere è il mezzo migliore per come è strutturato il gioco. Oceanhorn è un gioco di ruolo, con piccole componenti puzzle. Il nostro protagonista, di cui non viene rivelato il nome, è orfano di madre e si ritrova improvvisamente solo quando il padre, nottetempo, è costretto ad abbandonarlo per andare a combattere l'Oceanhorn, mostro meccanico che dà il nome al titolo. Il nostro compito sarà di recuperare i tre emblemi delle divinità di terra, acqua e sole, per andare poi a dar manforte al padre e liberare il mondo dall'oppressione di questo mostro. Per raggiungere tale scopo, dovremo esplorare le isole che popolano il mare, scoprendo nuovi posti, eliminando nemici, risolvendo enigmi e completando queste secondarie. Oltre alle monete, che si rivelano in realtà quasi inutili, otterremo gemme che simboleggiano i punti esperienza. Tramite le gemme potremo salire di livello, e questo ci sbloccherà oggetti ed abilità nuove legate al livello, senza la libertà però di uno skill tree. La vita massima potrà aumentare con lo stesso metodo che esiste in Zelda. Trovando 4 quarti di cuore durante le nostre avventure, sbloccheremo un cuoricino in più di vita totale. Il gioco è molto basato sul backtracking. Ciò significa che spesso dovremo tornare su un'isola o in un luogo già visitato, per poter avanzare grazie ad oggetti e abilità che la volta precedente non avevamo. Questo vuol dire che viaggeremo molto per mare con la nostra barchetta. Tali spostamenti purtroppo non sono skippabili. Non dovremmo manovrare il mezzo, ma è presente un piccolo minigioco in cui dovremmo distruggere casse e far esplodere mine prima di andarci addosso con la nave. Per tale scopo, l'eroe utilizza un fucile sparasemi, con il quale elimina gli ostacoli. In questo caso mi devo unire al dire comune. La parte dei tragitti diventa presto noiosa e il minigioco non riesce a risollevare la situazione. Continuo con i punti a sfavore, la storia. Partiamo col dire che l'idea è bella, ci sono spunti interessanti, belle cutscene, ma non arriva a soddisfare del tutto. Elementi quali la missione del padre, la storia della madre, il cattivo che sta dietro l'Oceanhorn, addirittura un piccolo flirt del protagonista, vengono introdotti ma mai approfonditi, se non brevemente e solo alcuni, nella cutscene finale del gioco. Spesso, inoltre, andremo ad esplorare isole solo perché ne abbiamo sentito parlare da qualche parte, o per puro spirito esplorativo. Ma non perché siano inserite nella trama generale. Certamente, il fatto che il protagonista non parli mai non aiuta in questo senso. In generale, la difficoltà non è elevata e quindi adatta anche a giocatori più casual, che possono anche godere di buone soluzioni sul web per le parti in cui ci vuole più tempo, riflessione o esplorazione. I boss in generale non impensieriscono, fatto salvo per l'Oceanhorn. Una volta compreso il pattern di attacchi e mosse, il punto debole diventa evidente. In questo sono ancora una voce fuori dal coro. Ovunque il boss finale è considerato banale e forse deludente, ma io, magari per un approccio inusuale, ho dovuto ritentare una ventina di volte prima di sconfiggerlo. Un'altra componente ottima, a mio parere, è data dai nemici. Per
ben caratterizzati, ben posizionati e ben abbinati all'ambientazione delle varie isole. Anche gli enigmi ambientali e di puzzle da risolvere, seppur quasi mai difficili, mi sono piaciuti, arricchendo i pregi di questo gioco. La localizzazione totale in italiano è ben fatta, e non può che essere positivo per chi, tra i nostri connazionali, non mastica bene l'inglese. Per chiudere, sono soddisfatto delle 14 ore che ci ho trascorso. Mi sono goduto il gioco senza puntare al completionismo, ma comunque esplorando per bene il mondo di gioco. Lo consiglierei? Sì. Magari approfittando di qualche sconto o eventuali bundle con cui reperirlo scontato rispetto ai comunque discreti 15 euro di prezzo base. Come già detto, è più indicato ad un casual gamer che non ad uno hardcore. La rigiocabilità è bassa e se non siete completionisti, in poco più di 10 ore rilassate potreste vedere i titoli di coda. Ma se siete come me, con poco tempo, poco cervello rimasto dopo lo studio, potrete apprezzare uno svago di buona qualità. Come al solito io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, ma soprattutto ditemi cosa ne pensate nei commenti. L'avete giocato? Vi interessa? Lo conoscevate già? Sono curioso, fatemi sapere.